Vita nella polvere è il nuovo singolo dell'artista avellinese Gaia Bianco. Gaia Bianco ha voluto ricordare così il terremoto del 23 novembre 1980, un terremoto che lei non ha vissuto ma che ci ha detto è importante ricordare. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la giovane Gaia. Quel boato in una semplice serata, il tuo sorriso appeso in un angolo della stanza. In questo brano ho voluto lanciare un grandissimo messaggio, che è quello di non smettere mai e mai, poi mai, di non ricordare quello che è stato, per poter aiutare poi le generazioni future a passare ciò che c'è di male, ecco, a superare tutti i problemi. Anche noi siamo stati a Conza della Campania, non siamo saliti fin su perché era cattivo tempo, però immaginiamo che lì su è ancora più, diciamo, l'emozione è più forte. Allora, io sono andata lì a girare il video della mia canzone e non smetterò mai di dirlo, c'è stato un momento in cui, nel momento in cui proprio sono entrata lì dentro e ho visto che c'erano ancora delle scarpe lì per terra ed è stata davvero è stato un momento un po', non saprei descriverlo, è stato molto molto brutto stare lì dentro, immaginare le grida, le persone che correvano, poi è brutto. Ricordo che mio padre mi ha detto di essersi affacciato e di aver visto tutti i palazzi cadere qui ad Avellino. Tu che progetti hai per il futuro? Cosa ci proporrai dopo questa bella canzone sul terremoto? Allora, io ho in mente di lanciare un altro singolo e infatti proprio ieri sono tornata da Roma e ho chiuso un altro progetto con la mia casa discografica, quindi credo che a breve uscirà un altro mio singolo. Ultimissima cosa, Gaia, invece sì. Non hai visto il terremoto ma stai vivendo come tutti noi sì. Questa pandemia. Cosa ti senti di dire? Sento di dire che bisogna, pian piano bisogna superarla, perché si supererà, però bisogna cautelarsi. Questo è quello che mi sento di dire soprattutto alla mia generazione. Quindi di restare a casa, di munirsi di mascherina ogni volta che si esce, ecco, appunto, e usare delle precauzioni, perché sono necessarie. Ci sono state molte persone che a casa non sono tornate e che ancora ad oggi non possono vedere la loro famiglia, i loro parenti, quindi è necessario aiutare moralmente queste persone soprattutto.